sono un'altra di quelle cose di cui la nostra famiglia non ha bisogno. Ehi, guardate, gente, ho preso un altro cane. Che diavolo? Ciao, avete mica delle palline al formaggio? Io faccio così, chiedo lo sputino e suono la trombetta. Guarda qua, una radice di plastica. Non esiste una cosa come una radice di plastica. Razza di carogne, arrivate nel nostro villaggio, ci uccidete i pesci, ci inquinate l'acqua, vi rispedirò in quell'inferno da qui venite. Ti ha dato il permesso? No, non facciamo parte della città e neanche parte di questo paese, e ciò fa di noi una nazione a sé stante. Si può sapere di che stai parlando? Grazie a un cavillo burocratico, noi abbiamo il diritto di separarci dagli Stati Uniti. Da oggi in avanti questo territorio sarà conosciuto come Vittoria. Volevo chiamarlo Peterland, ma si chiama già così quel bar di gay all'aeroporto. Apriamo il giornale questa sera con Vittoria, una nuova nazione nata questa settimana proprio qui, dietro il giardino di casa. In esclusiva per Cog 5 News siamo collegati con la nostra corrispondente estera, l'asiatica Trisha Takanawa a Vittoria, dove la First Lady Lois Griffin ha consentito di accompagnarci in una visita del suo paese. Trisha... Grazie, Diane. Allora, signora Griffin, mi dica, come ci si senta essere la moglie di un capo di Stato? Beh, sa, quando Peter mi ha detto che facevamo nazione per conto nostro, ero un po' scettica, ma poi ho pensato, ehi, potrei essere come Hillary Clinton, solo sì, insomma, più femminile. Vuole dirci qualcosa a proposito del suo paese? Beh, siamo gente onesta e industriosa, per la maggior parte di razza bianca. Mio figlio Chris è a capo del programma spaziale, speriamo di raggiungere la Luna molto presto. Ci sono quasi. Oh. Oh, dovrebbero usare le scimmie per queste cose. E il piccolo Stewie qui è il nostro presidente della Popò. Allora, dove si trova il presidente ora? Oh, si è...